Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui alla Flight Sim Service in compagnia di Thomas Salme in un simulatore Airbus 320. Faremo un volo dal JFK all'aeroporto di Boston e durante il volo vedremo un po' di farci raccontare un po' questa vicenda molto particolare, molto interessante, anche con le domande che ci avete fatto sul canale. Thomas, ci puoi raccontare in breve un po' com'è stata questa vicenda che ti ha visto coinvolto, insomma, in questa attività di pilotaggio, pilota senza licenza, si è detto più volte, no? Come è iniziato? Come hai avuto questa idea? Allora, siamo adesso in simulatore, diciamo così, la mia passione di volare è cominciata con Microsoft Flight Simulator. Sono andato una volta con mio papà in aeroporto a fare fotografia quando era 8-9 anni. Mi sono innamorato dell'aeroplano, specialmente che l'aeroplano grande, diverso colore, la loro destinazione magari mondiale. E in mia passione non c'era questo tipo di simulatore così moderno, però faceva Microsoft Flight Simulator FS4, senza colore. E, diciamo, la mia passione sempre mi ha portato a studiare da come voi, ho fatto tutto, navigato tutto il sistema, tutte le cose che poteva fare quando era giovane. E poi è successo un po' di cose familiari, mia mamma morta, eccetera, io sono un unico figlio, mio papà ha trovato un'altra donna, sono stato un pochino da solo quando era 19-20 anni e mi sono cominciato a fare pilota privato da licenza, 30 euro o qualcosa, e poi mi sono arrivato a un punto dove non c'era più soldi per fare pilota commerciale, non, mio papà non c'era, non poteva essere nessun garante delle banche. Io studiavo da solo, praticamente su un simulatore di volo durante la notte, la SAS Flight Academy, e ovviamente non capivo niente. Comunque mi ha messo JFK, che era il mio primo aeroporto che voleva, diciamo, era il mio sogno. Dove siamo adesso, tra l'altro? Esattamente, siamo al JFK. Esattamente, e poi diverse cose mi hanno portato. Io volevo, quando io ho cercato lavoro dell'Air One 96, io comincio nel 97, non era, diciamo, il mio primario, diciamo, magari a volare 13 anni senza brevetto, però il mio primario è far vedermi una compagnia aerea, perché lo sapeva che facevano il test d'ingresso. Solo che mi hanno fatto una prova, un simulatore 737, io ho passato, e poi una volta che sono entrato con la, anche che mi è piaciuto molto Italia, perché la ospitalità dell'italiano era enorme, mi ho trovato bene, era solo in treno che non si fermava più, era dentro il mio sogno, era bello perché era il mio sogno, però il mio segreto nessuno sapeva questo. Okay. E adesso ho volato 13 anni senza brevetto, pilota 2 anni, come da 10.000 ore, e mi hanno scoperto 2010 e pagato una multa da 2.000 euro. Ovviamente sono anche fortunato come è andata la vicenda, eccetera, però la vita è così. Come ti hanno scoperto? Questa è una domanda molto ricorrente. Sì, sì, guarda, mi hanno chiesto anche la polizia, che mi hanno, diciamo, chiesto, perché pensavano anche qualche volta che sono stato io che mi sono, diciamo... Allora è arrivata una email senza indirizzo IP, qualcuno, diciamo, che mi ha mandato una email con poche parole, che io non avevo una licenza, o che qualcosa che non andava bene, che non era validated, non era... era scaduto qualcosa così a loro, e per questo hanno fatto questo controllo. Mm-hmm. Io penso che è stato qualcuno sulla, magari una office clerk, un assistente della mio capo pilota, qualcuno con un'altra che ha visto la mia finta e visto una vera. Ah. Perché non c'entrava niente, lui magari di paura della capo, perché se era una capo pilota o qualcuno a loro mi chiamavano prima a me e dice Thomas qualcosa non va, perché certo, non va bene neanche per la compagnia. Allora, perché nessuno della mia collega mai visto, nessuno ha saputo questa storia. Eh certo, quindi tu avevi falsificato proprio la licenza. Io non ho falsificato, ho fatto una praticamente una licenza, tagliato, fatto male proprio come, perché era misspelling, fatto una cosa che non esiste, senza tempo. Ah, ok. Fatto una brutta, diciamo, e non potevano neanche, diciamo, ammettermi sulla falsificazione, perché era
non è come tu fai un euro e falsifica un euro, questo è come tu fai una moneta che non esiste. Ah, avevi creato proprio una licenza, sì, non esistente. Bravissimo. E un'altra domanda molto ricorrente è: cosa hai pensato quando ti hanno scoperto? Come è successo innanzitutto? Allora, io devo fare un volo, lavoravo per una compagnia olandese turco, era base captain. Devo fare un volo notturno da Amsterdam per Ankara, andata e ritorno sono circa 4 ore andare, 4 ore tornava. Era un volo notturno, alle 11 era il previsto di collo all'ora locale. E io sono arrivato in aeroporto, c'è già una brutta sensazione durante il giorno, questa magari non ha il nostro stesso senso, però sono arrivato con l'equipaggio, come fatto, c'è un gate, non so cosa, Golf 4 in Amsterdam, e vicino alla, prima che andare giù il gate erano le due poliziotti della Aviation Police, un'altra due, e io ho detto strano, perché ogni tanto mi è successo, ci abbiamo mosso caution, brakes hot. Bravissimo, perché qua succede le cose anche. Cancel please, mask caution. Ok, mask caution, cancel. Comunque, allora, io ho chiesto ovviamente se c'è qualcosa di particolare, ho detto no, è un controllo normale, brevetto, okay, eccetera, che è successo in Francia, Germania, mi è successo in Italia tante volte. Siamo andati giù e prima cosa hanno fatto l'alcol test, che adesso fanno ogni tanto, va bene, poi mi hanno cominciato con... E io davo ovviamente le cose vere, il passaporto, la vista medica era vera. Mi è arrivato purtroppo tocca la licenza. E quando loro hanno detto c'è qualcosa che non va, io ho capito che loro lo sapevano qualcos'altro. Io ho detto guarda, possiamo andare a parlare in ufficio? Loro senza mettere, diciamo, loro hanno detto certo. E siamo andato, io ho chiamato un altro comandante per riserva. Siamo andato in ufficio, siamo seduti e loro... Mi sono tolto la cravatta e mi ho sentito ovviamente male, perché non è una cosa, oh che bello, io sono, non penso che tutti hanno reazione, io ho mai avuto niente a fare con la polizia. E io ho pensato che questo adesso sono 20 anni di carcere. Però in stesso momento mi sentivo anche che io, era mio, nessuno mi ha forzato a fare questa, era mia responsabilità, io ho detto dove dire la verità. E mi sentivo anche una bella feeling, mi sono tolto la cravatta e ho detto guarda io ho volato 13 anni senza licenza. E mi sentiva in questo momento una liberatore enorme, perché non ho mai detto niente a nessuno. E loro ovviamente con la bocca aperta, perché non sapevano niente, né l'ha scattato un po' dei giornali e loro, diciamo, perché pensavano che erano terroristi, non sapevano niente chi era io. E hanno controllato a me, mi hanno controllato della CIA, della Secret Service a Londra, mi hanno controllato, lo sai. Ma anche con la compagnia che era vera la mia storia, dopo un paio di settimane hanno detto è giusto, ho detto la verità. E poi il giudice è stato molto bravo, anche il procuratore mi ha fatto, diciamo, detto che era bravo il mio lavoro e mi ha fatto questa condanna di 2000 euro di multa. E non potevo volare un anno, però non potevo volare neanche perché non c'era il brevetto, molto strano, certo. Comunque è andata là, sì. Pagato il mio debito e sono fortunato perché così, però nel mio punto di vista morale è sempre stato che io passavo sempre il mio check, il mio controllo ogni 6 mesi, la visita medica passava sempre con tutte le compagnie che ho fatto e per questo sono a posto la mia cuore. Ah, quindi la tua coscienza è comunque ok, perché tu naturalmente passando tutti i check dicevi non ho mai messo nessuno in pericolo, perché comunque ero in qualche modo, insomma... Io credo che il nostro lavoro, ovviamente studiare, se io avevo possibilità di studiare, studiavo, figurati, però io penso che pilota un pochettino si nasce. Sì. Perché non essere, ah buongiorno, perfetto, tagliato, ma non è questa, perché certe persone sono brave a lavorare con sotto stress, e qualche altre persone no, e io mi piace lavorare sotto stress. Ok. Decolliamo? Poi parliamo? Certo, come no. Ok, pronto? Pronto. Ready? Ready for departure. Ready for departure and clear for an up and tu take lo off. Sai che non si può dire più? Ready for take off. Lo sai perché? Perché Tenerife. Bravo. The engines are stabilized. Stabilized. Ok, so flex. Flex, take off.
positive climb. Yeah. Drake non so dove va lui, bro. Vabbè, vediamo. Ok, get up, lights up. Climb facciamo la 1500, ok? Ok. 1500. Climb thrust, please. Climb thrust. Bravo ragazzo. With your autopilot one in command. Ok. E flight director è un po' strano, vedi com'è? Sì, flight director con le pitch. Però non è importante. Ascoltami, allora, mandiamo flight level 230, ok? Ok. E tu puoi continuare con le tue domande, sì, perché tra poco arriviamo a posto. Ok. Allora, ci chiedono dal canale, come hai affrontato il primo volo? Il tuo primo volo in assoluto su un aereo vero, com'è stato? Quali sono le sensazioni? Tu le ricordi? Certo, ovviamente penso che tutti, anche le persone che hanno fatto la strada un pochettino diversa da me. Certo, il mio primo volo era da Linate, io ero passato a Linate, Milano Linate. Il primo volo era Milano-Napoli, Napoli-Milano. Ovviamente era light training della compagnia, però io ero copilota. Penso che io ero nervoso. Questa prima non per le cose che ho fatto, però più come una persona che vai come tu, prima volta che vai in aereo, vuole usare le cose bene, vuole fare il mio lavoro bene. E ovviamente mi ricordo da questa, perché sei così stanco di adrenalina, per concentrato durante questo volo, però mi ricordo che dormivo in albergo a Milano, non parlavo italiano, non parlo benissimo adesso, però proprio zero, perché non ho mai studiato anche italiano. E ovviamente mi ricordo che era arrivato in albergo da solo e ne era contento, perché ha detto cavolo, è andata bene, io ho fatto il mio sogno. E stesso momento mi sento anche un po' solo, perché ha detto cavolo, però nessuno sa il mio segreto. Sempre stato questo durante la mia 13 anni come pilota, sempre stato, diciamo, bello, perché era il mio sogno, però non è mai stato 100% sereno, nel senso, perché tu lo sai che tu fai qualcosa che non è giusto. Questa si sente ognuno, una persona che fa qualcosa, certo. Secondo me. E per questa il fine è tutto andata bene. Ah, ok. Quindi tu avevi già delle nozioni di base, perché comunque avevi fatto la scuola di volo, come dicevi, il PPL. Io ho fatto private pilot license, esatto. Cessna 152172. 152. Quindi un'idea del volo già l'avevi? Sì, sì. Ok, perfetto. Ti è mai capitato di trovarti nella situazione in cui ti sei sentito inadeguato, ti sei sentito non pronto per la situazione, a tal punto che, non so, hai pensato magari che forse non fosse quella la cosa più giusta? No, perché io penso, adesso anche di più dopo il successo questo, io penso che magari, non lo so, perché non ho mai studiato pilota, però penso che la mia, diciamo, la teoria, la pratica è una cosa che è uguale per tutti, come me. Però la teoria che si prepara, la preparazione che una persona che fa la scuola di pilota è la mia, non è come io mi sono svegliato e ho detto devo fare pilota domani. Io sono studiato tantissimo da solo. Allora penso al mio studio, la mia preparazione della metrologia, navigazione, faccio barca a vela, tutte le cose comprende, io mi sono, diciamo, arrivato magari anche di più da una pilota, diciamo, nella scuola, che devo fare solo la scuola. Allora non mai mi sentito magari che non sapeva, mi sentito abbastanza, insomma, a risolvere problemi che magari nuovi. Mi sento andata in modo di pensare common sense. Cioè, sono tre cose che mi ha aiutato, penso che può aiutare te anche le altre, è sempre aviate, navigate, communicate. Allora non si lavora, quando succede adesso tante cose, un motore che va via, la primaria è cambia volare. Questo certo. Sapere. Poi è anche buon senso mettere ovviamente tutta la tua teoria che io sentivo che io c'avevo. Certo, quindi non è la metrologia, per esempio, che è una cosa importantissima, che io sono stato, studiavo metrologia quando avevo 10-11 anni, perché era la mia passione, che io amavo. Allora questa mi ha aiutato tantissimo. Un'altra domanda che ho ricevuto molto nel video in cui ho chiesto delle domande per questa intervista è stato che non ho ancora visto è stato è stata
come mai non hai mai pensato di prendere poi dopo una TPL? Allora, durante la mia 13 anni che tento di dire, ah, Thomas, perché tu eri bravo, perché non facevo? Allora, durante la mia gli anni di lavoro era impossibile, perché se io cominciavo, diciamo, mi fermiva un anno, io dovevo cominciare da inizio. Certo. Si scoprivano tutto, per questo era impossibile, però dopo mi hanno preso, dopo il successo, le cose mi hanno scoperto. Io mi hanno chiesto le compagnie che hanno chiesto se io volevo lavorare, se io ovviamente aveva la licenza. Per me, il mio carattere, che ho fatto il mio sogno per 13 anni. Adesso sto facendo film documentario senza studiato, però non serve una licenza, però io sono una persona che mi servono le sfide nella vita personale per me stesso. Io ho fatto, è andata bene, chiuso, io volo adesso X-Plane 11, però non mi sento più, diciamo, è bello così giocare, però non mi sento più come tu lascia una ragazza. Tu senti che non è più innamorato, ti lascia in pace, è bello così, perché se tu lasci una donna che si è ancora diventa pazzo, giusto? È certo. Stessa come il nostro lavoro, che è più di un lavoro. E certo. Per questa mi sento, diciamo, mai la voglia, né a dimostrare niente, perché io ho dimostrato con i miei 13 anni che era capace, e neanche per il mio satisfazione, non mi è mai capito che uso. Quindi è finita con la fine della carriera, diciamo. Bravissimo. Con quell'episodio in cui ti hanno fermato. Bravissimo. Praticamente. Un altro dubbio che tra l'altro condivido assolutamente riguarda il fatto di come è possibile che non ti abbiano mai scoperto in tutto questo tempo, perché parliamo di 13 anni alla fine, quindi è strano pensare oggi probabilmente a una cosa del genere. Forse il fatto che in passato ci fossero meno controlli ti può aver aiutato? Cosa pensi? Beh, io penso che questa qua non sono vecchio così. Diciamo, questa non è anni 60, anni 50, questo è successo 2010, diciamo, non 50 anni fa. Penso che è cambiato poco, però penso che tanti diverse cose messo insieme faceva la mia storia diventare possibile. Uh-huh. Era bravo, era capace, diciamo. Non solo questa, sono svedese, sono nato in Svezia, e questa purtroppo pensano, ah, oh, svedese è sempre svedese. Se era magari da Napoli o Italia, magari hanno avuto, magari anche se è una persona seria, purtroppo. Dici, il luogo comune. E questa mi ha aiutato, purtroppo, perché non deve essere così, perché dopo essere male svedese è bravo, però purtroppo questa ha fatto la differenza. Poi il mio modo di essere, io sono sempre stato come sono, non è mai tipo, oh, adesso devo fare così per fare pilota, buongiorno, io sono come tanto Thomas, no, perché io sono così, mi piace scherzare con tutto, il mio carattere, io sono troppo forte per essere che diventa un'altra persona. Certo. Allora questa magari non la mia naturalità, l'essere naturale, cioè, capito? Poi, sì, sì, sai, sì. È stato così impossibile che una persona fai così, che lo sai, quando tu fai una cosa, ma guarda, è impossibile, che lo sai, che fai così troppo, capito? Come forse che tu magari prende, non di mettere prova, però magari mettere un sacchetto plastica, trasparente, e vai e mettere tipo polvere bianco, diciamo, della casa, e passa la dogana, ti fa sempre la droga, cocaina, sì. Però tu lo sai, e magari tu passa che loro vedono questa e dici ok, passa, capito? Quando fai le cose qualche volta è così ovvio, magari non lo so. Ah, tu dici nell'evidenza era così impossibile. Impossibile. Bravissimo. Che è passata come una cosa. Io penso a questa, era una delle cose messe insieme. È una visione. E quanto pensi che la fortuna abbia inciso? La fortuna quando tu vinci il calcio, quando vinci il mondiale, c'è sempre un po' di fortuna, ovviamente. Anche se io era bravo, era più bravo con la scienza o senza la scienza, se io magari atterrato mi sono bruciato una gomma e mi sono uscito dalla pista, ovviamente la conseguenza era diversa per me. Certo. Allora la fortuna, grazie a Dio, dico sempre con rispetto, perché ho un parte anche questo. Quindi anche la fortuna ha giocato. Sì. Mi chiedono se, e me lo chiedo anch'io in realtà, se tu non hai mai provato nessun tipo di rimorso per questo, per esempio quando vedevi salire a bordo donne e bambini, non,
non avevi la minima preoccupazione per questo? No, perché lo sapeva, lo sai che non è... Siamo la mia dimostrazione sulla check firmato del istruttore, controllore, è andata sempre bene. Allora lo sapeva che era capace a fare questo lavoro. Infatti io non mai mi sentito enormemente durante 13 anni, non ho mai messo nessun pericolo, non è mai successo niente. Questa parla su stessa. Infatti certo. Parla e poi delle controlli che ha fatto. Io mi ho sentito mai messo, perché non vuole mai giocare con le vite dell'altro. Quindi il fatto che tu passassi i check, come avevamo detto prima, era comunque una garanzia che comunque tu fossi nelle competenze di pilotare un aereo. Io mi ho sentito confermato dalle altre compagnie, ma non solo italiane, anche le altre. E poi ovviamente tu con colleghi, io ero una delle comandanti in Air One che era abilitato della compagnia, scelto a essere da pilotare per Reggio Calabria e Pantelleria. E che sono avvicinamenti particolari. Un feeling, perché volare comunque è una sensazione. Adesso tutti gli strumenti è volare, però comunque è un aeroplano che c'è un'aerodinamica, c'è un. E mi serve anche questa, capito? Specialmente così. Allora andava bene, io ho capito che era lavoro giusto per me. Mi chiedono se amici e familiari sapessero nulla di questa. Nessuno non sapeva nulla. Nessuno sapeva nulla. Nessuno. Qual è stata l'esperienza di volo più paurosa? E qual è la più bella? Tutte e due. Bella, perché sono tante volte belle, però mi è piaciuto molto quando volava, diciamo, quando cominciò a essere su flight level 410, così si vede la curvatura del mondo. Ovviamente è un lavoro fortunato, perché bella, perché si vede molte cose delle. Non sai in ufficio, diciamo, si vede molte cose belle girando anche il mondo. Allora non posso dire nessuna, diciamo, volo specifico di bello. Poi è successo come tanti piloti che volano tanti anni. Le cose d'emergenza, preso da un uccello, un'aquila, motore durante atterraggio e pattuglieria. Sono fatto un volo da Napoli, dove sono arrivato a Firenze, hanno chiuso dopo Capodanno, hanno chiuso tutte le Linate, Malpensa, Bergamo, e io sono andato a Genova con tipo 30 volte, massimo crosswind, temporale, neve. Era impegnativo, perché non ti mette i parcheggi, perché il carburante va via sempre, e ne era un po' di stress quasi, diciamo così. Poi ho avuto una passeggera che ha avuto un infarto, ho fatto un volo da Milano a Palermo, dopo Roma una dottore a bordo che ha infarto, sono andato io in emergenza a Roma e la persona ha vissuto. Ah, benissimo, sopravvissuto. Quindi questo è stato il volo più brutto, probabilmente. Sì, sono queste tre episodi, ci sono. Ok, noi intanto ci stiamo avvicinando, a breve passeremo i 12.000 piedi, quindi ci stiamo avvicinando ormai all'aeroporto. 30 miglia, sì, sì. Alle 30 miglia approfittiamo. Allora, facciamo così, allora, facciamo sì. Flight Director e SOF, okay. Poi senza Flight Director. Ora siamo in manual. Sì, sì, adesso sei in mano miei. Siamo nelle mani di Thomas Salme, sì. Adesso a bordo dell'aereo. Mi chiedono se, alla luce di tutto quello che hai potuto vedere in questi anni e di come è andata a finire la vicenda, tu rifaresti quello che hai fatto. Vuol dire che se tu mi chiedi se sono pentito? Sì, praticamente sì. Ma non vuole essere una bugiardo in questo senso, dire no, io non farò mai così. Allora, se io era la mia situazione, per me personale, non lo so se io ho fatto un'altra scelta, non lo so. Non voglio però che le giovani, voi giovani, fa stesse cose come ho fatto io, perché la prima cosa che io ho già fatto vuol dire che siete già finito. Sì. Poi non è bello vivere con questa. Io sono magari ho avuto un carattere con la fortuna essere, diciamo, lavorare, vivere con questo stress in diversi modi. Io non consiglio a nessuno comunque a fare le cose in questo modo fatto, perché io magari sapevo un po' di verità, dire questa, che magari ho fatto io nella vita l'aeroporto Finnsight. Magari ogni tanto in la vita, in tutte le cose, serve una come me per vedere, per cambiare le regole, per cambiare anche la, migliorare le cose, però se tutti fanno come me, certo, non va bene. Diventa una sorta di anarchia poi. Bravo. Dove ognuno fa quello che vuole. Una su 10 milioni come me va bene, però basta.
Va bene. Vuoi fare qualche domanda? Proviamo a non staccarci dalle simultanee. Flaps 2. Flaps 2. Tu mi dici quando siamo a beam, ok? Del threshold, ok? Ok. La destra, tu vedi la pista. Ok, ti dirò a beam. Mette speed 160, please. Grazie Pasquale. Ok, 160. Tu dici di non... Tu affermi di non aver mai messo chiaramente in pericolo la vita dei passeggeri, ma come ti sentiresti se ti proponessi l'idea che per esempio tuo figlio fosse a bordo di un aereo pilotato da una persona senza licenza? Tu come percepiresti questa cosa? Ma se mio figlio o qualcun altro, io, come ho detto io, non voglio nessun altro che ha fatto come ho fatto io stesso, perché non è bello, però non sono io a giudicare la perfezione della gente. Ebbene. Io ho preso la mia responsabilità, fortunato o non fortunato, mi ho pagato il mio debito contro la giustizia. È una esperienza così. Allora, i miei figli sono diversi da me, come tu sei diverso da tuo papà. Diciamo, mio figlio, io provai a insegnare loro altre cose che vedono essere meglio in me in certi modi. Certo, quindi non saresti preoccupato se tipo... Ma guarda, se scopriamo un'altra persona, mio figlio, fai una cosa così, lui è bravo, no, non mi sente paura, diciamo. Mi dispiace per lui perché magari prende 20 anni in carcere, veramente questa volta, perché io ero primo fino adesso, sì. Allora è più per questo. Però se una persona capace, secondo me questa, viviamo, essere sincero, tu lo sai anche, dove un sacco di piloti, tantissimi bravi, molto più bravi di me, però anche tantissimi che non sono capaci. E questa è peggio da mia cosa. Sì. Mi mette qualcos'altro. Sì. Cos'è? Cosa ha mangiato a bordo? Che era la più bella assistente di volo? Ma io no. Quindi parlando di frivolezze adesso, dove in quale compagnia hai trovato le assistenti di volo più belle? So che più belle e più brave, so che io sono svedese e non mi piace le donne svedesi, mi piace la latina, la italiana. Per me le donne sono molto belle in questa parte del mondo, senza dubbi. Tu vedi la pista? No, non ancora. Ok. E i piloti più competenti invece? Ma guarda, di là dirò anche cosa che in Italia, italiani, io ho volato tanti anni in compagnia italiana, gli italiani sono bravi a volare perché il modo di pensare italiano è un pochettino a fare. Magari non sempre seguire le regole come deve essere, però a fare imitare le cose, buon senso, sia un buon esempio, dove secondo me il metodo a pensare italiana come piloti era incidente della Swiss Air 111, un MD-11 che è caduto dove loro sono andati. Tu vedi la pista? No, la pista non l'ho vista. Guarda. Ok, sinistra, sì, pista in vista. Guarda, adesso guarda. Flaps full. VRF plus 5, please. VRF plus 5. Bravissimo. 136. Tipico svizzeri, tedeschi, tutto preciso, seguire la regola perfettamente, la manual dice overweight landing, sono arrivati finali, ho detto no, siamo troppo pesanti, c'è a fuoco in cabina, e loro hanno fatto go round per mettere per seguirli. In italiano, secondo me, magari pensava che, cavolo, siamo a fuoco, cazzo, chi se frega, andiamo a terra. Eh sì. Allora, per me, modo di pensare, a seguire le standard, ben venga, landing in hip disregard, però, okay. Importante anche avere il nostro cervello a pensare. Non siamo le robot. Certo. Siamo nato a usare il cervello nostro. Giusto? Quindi questo hai apprezzato degli italiani? Molto. Per diventare una evoluzione, essere bravo pilota, sono ringraziato della aviazione italiana, alle colleghi italiani, senza dubbio. Ok. Anche se italiani sono in altre robe, però i piloti sono bravi piloti. Glide slope. Disregard perché siamo a destra. Ok. 100. Glide. Minimum. Land. 40. 30. Retard. 10. Drive. Okay. Nice landing. Pensate, sempre il simulatore un pochino così, però. Ma infatti mi arrivo. Reverse. Ma non c'è nessuna
No, non abbiamo il Marshall. Ok, great. Okay, park break, park please. Break. Parking. Abuse on bus. Yes. On bus. Okay. On. And it's off. Okay. Engine off. Seat belt. Okay. External light as required. Mobile phone on. Transponder. Standby. Okay. Radar off. Ok, andiamo a prendere un caffè? Assolutamente. Pasquale, grazie mille per la tua. Grazie a te, è stata una storia molto interessante, sicuramente molto particolare. Assolutamente. E ringraziamo la Flight Sim Service che ci ha ospitati nel suo simulatore Airbus 320, Thomas Salme, per averci concesso questa intervista e tutti coloro che hanno lavorato al fine di poterla realizzare. Io spero che sia stata una intervista interessante, che vi abbia dato insomma degli stimoli, perché è una storia unica praticamente. Sappiate che è raccontata in un libro che Thomas ha scritto, che narra tutta la vicenda, che può essere sicuramente interessante da leggere. Come sempre, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video qui da Milano, al Flight Sim Service. Alla prossima!